Notte d'inferno lungo l'autostrada del sole, un morto, un ferito e il drammatico bilancio. Il primo incidente è avvenuto in corsia sud al chilometro 327 tra Incise e Valdarno nel tardo pomeriggio. Uno scontro tra un'auto e un camion che si è ribaltato invadendo entrambe le corsie di marcia. Il conducente dell'auto articolato ha perso la vita nello schianto. Attorno alle 21 un altro incidente sempre in A1 al chilometro 337 corsia nota nel tratto valdarnese, poco prima del casello Valdarno. Un tamponamento tra un furgone e un'autocisterna che era ferma lungo la carreggiata in seguito ai rallentamenti dovuti al precedente incidente. L'automobilista, rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto, si è reso così necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Arezzo e del Valdarno per estrarre il 29enne. Il giovane è stato trasportato prima al pronto soccorso dell'ospedale La Gruccia e poi con l'elisoccorso Pegaso a Careggi. Ha riportato un trauma cranico, un trauma al torace ed alcune fratture agli arti superiori. Gravissime le condizioni per il traffico, lunghe ore in coda per i viaggiatori in attesa della rimozione dei mezzi coinvolti negli schianti.